intitolano entrambi Scintilla, il libro, come dicevo prima, è un libro edito da Feltrinelli, mentre il disco è stato appena pubblicato da Mescal, un'etichetta indipendente italiana, visionaria, gestita da un visionario ancora una volta, cioè un uomo che faceva un'azienda che produce, ha un'azienda che produce vino, ma nei primi anni 90 ha deciso, complice un amico illustre, un musicista, tale Luciano Ligabue, che forse interessarsi di musica poteva essere interessante. E quindi ha prodotto in un ventennio band come Vertigo, Subsonica, After Hours, Massimo Volume, Cristina Donà, insomma, ha creato un piccolo impero della musica indipendente italiana, creando una scena che in realtà non esisteva, con poche altre sporadiche realtà, come il consorzio produttori indipendenti, ma ce ne sono state poche, veramente poche. Anche l'incontro con lui è stato un incontro, dopo anni di fatiche per mettere a fuoco questo progetto, che è nato nel 2009 e si è finalizzato oggi, nel 2013, 4 anni dopo, è avvenuto l'incontro con questa persona che ha creduto in questo lavoro e che ci ha permesso, insieme a Feltrinelli, di far uscire questo progetto. Progetto che si connatura a uno spettacolo live, più spettacoli live, diciamo che la formula però che per noi è più interessante è quella del Scintilla Secret Show, che è quello che porteremo alla Marna. Quindi una sorta di one night, chiamiamola così per comodità, all'interno della quale accade in minima misura tutto quello che noi immaginavamo per questo progetto sin dall'inizio. Quindi cerchiamo di mettere in scena sia la storia narrata nel romanzo, ovviamente portiamo sul palco quello che è invece la dimensione live, la dimensione musicale, e però tutto questo vive di una serie di altre suggestioni che andranno da performance teatrali, suggestioni di fuoco, giocolerie e cose che secondo me hanno la storia che brevemente vi spiego, video installazioni e una serie di dialettiche che convivendo all'interno della stessa serata dovrebbero in teoria portarci a spasso per la storia che io ho raccontato, per il nostro disco, ma anche attraverso un'esperienza plurisensoriale votata a far vivere qualcosa di diverso. L'idea dell'intrattenimento, parlavo prima di essere figure della notte, quindi avere meno a che fare con il discorso del laboratorio, in realtà per noi non è così, proprio qui il legame con quello che avete raccontato voi, perché l'esperienza di un evento di questo tipo per noi è un laboratorio, quindi è un laboratorio inteso come portare le persone che decidono di partecipare a un evento, a una notte di questo tipo, a vivere un'esperienza e non solo intrattenersi in un disco play. Questo non è esattamente il nostro obiettivo. Io, il romanzo e il disco raccontano una storia che nasce su questi laghi e approda nel deserto del Nevada, dove io ho partecipato attivamente a un estraniante evento che si chiama Burning Man, che in realtà è una sorta di esperimento di collettività abitativa che fanno da un ventennio ormai, in un esplanade nel bel mezzo del nulla, nel cuore del deserto del Nevada, dove per intenderci negli anni 70 facevano le gare di velocità su terra con le autorazzo. Quindi in questo luogo dove non c'è nulla, dove loro dicono l'uomo smette di essere Dio, inizia a esistere, compare nella settimana della Bourdain, nell'ultima settimana di agosto, un'effimera città che si sviluppa attorno ad una figura lignea alta più di 30 metri basata sulla radical self-expression, sulla libera espressione, sulla condivisione, non gira denaro, fortemente bioetica come situazione e soprattutto è libera da qualsiasi schema preconfezionato, noi si sia abituati a vivere la nostra quotidianità. Lì, a bordo di un camper, ho preprodotto il disco e ho iniziato a raccogliere la storia che appunto, partendo da qui, approdava nel deserto del Nevada. Chiaramente questo luogo ha fornito una serie di suggestioni importanti. Quelle suggestioni sono le stesse che noi cerchiamo di portare all'interno di questo show, di questo evento. Questo è quello che accade il 16, in sostanza. Da qui l'idea, sempre con Alberto, di replicare questa attitudine, questa volontà di creare delle notti altre e diverse. Vorremmo provare a fare un evento al mese, per ora abbiamo appunto programmato questi due appuntamenti, quello del 16 di novembre e il 14 di dicembre, dove attendiamo conferma in questi due giorni, della presenza di un altro musicista fondamentale, lui è fondamentale, in realtà lo è stato in questi ultimi 10 anni, della scena italiana, che è Busta, un musicista che suona in una band, si chiama Subsonica,
ed è una delle persone che fanno parte anche di questo collettivo, ovviamente hanno tutti la loro storia, però oltre agli artisti che collaborano in maniera più stretta, più vicina con noi, ci sono una serie di persone che hanno una storia diversa, ma vicina alla nostra, con le quali per svariati motivi negli anni siamo stati vicini e ci siamo incontrati, con le quali ci piace l'idea di poter inserire la loro opera, il loro lavoro, il loro modo di stare dal vivo all'interno di questo tipo di format, che sarà ogni volta diverso, ma che vivrà dello stesso principio di vivere un evento che sia differente dalla solita notte che si fa in provincia. Oltre a lui probabilmente coinvolgeremo altri nomi che un paio si possono dire, pensavamo saranno i Marlene Kunz, che sono una band rock italiana, sono loro sulla scena da ormai più di un ventennio, e Modern City Ramblers, che invece hanno, diciamo, in comune con noi il fatto di avere la stessa etichetta, ma che si sono, abbiamo scoperto essere delle persone particolarmente festose e rilanciare nel senso migliore.